discorso tecnico, sia sotto il profilo offensivo, che era abbastanza evidente, ma soprattutto, e questa è la cosa più grave di noi, per noi sotto il profilo difensivo, noi siamo una squadra che ha bisogno di trovare dall'intensità e dal ritmo difensivo delle cose buone per l'attacco. L'attacco può capitare una giornata come quella di oggi, come un qualche giocatore magari che abitualmente ci dà una produzione importante di punti che oggi non è uscito, quindi queste sono cose che capitano nell'arco di una stagione, che uno abbia una giornata positiva o meno, ma la difesa sicuramente è sempre stata la nostra assicurazione sulla vita, e in questo terzo quarto nel quale abbiamo subito 26 punti sicuramente non è stato. Pensiamo che poi gli altri hanno subito 16, 18, 16, quindi i 26 del terzo quarto scrivono la loro zona sicuramente ha messo in difficoltà Rotterdam, ma Rotterdam anche perché sono i nostri terminali principali sul perimetro. Oggi purtroppo non siamo riusciti a creare delle situazioni per coinvolgerli e per farli avere dei tiri facili. Resta anche da valutare che alla fine di tutto una grande prestazione di Torino nel terzo quarto, tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi, fino adesso, è evidente che se noi avessimo segnato 3 tiri liberi in più, oggi avremmo su questo tavolo la coppa. Quindi è chiaro che uno poi non è che butta la croce sulle spalle di tutti questi tiri liberi li ha sbagliati, è evidente che c'è una serie di corresponsabilità di queste tre cose che abbiamo detto nel risultato finale, però è evidente che nel finale abbiamo avuto qualche tiro libero, un rimbalzo d'attacco, 2 tiri liberi, un altro rimbalzo d'attacco, un altro tiro, cioè, l'occasione per pareggiare quantomeno l'abbiamo avuta, l'abbiamo sprecata in altre partite, quando abbiamo avuto un pallone per vincere o decisivo l'abbiamo sempre segnato, oggi no. La partita è stata quello che era giusto aspettarsi, perché Torino avrebbe reagito, Torino è una squadra soprattutto fatta da giocatori di straordinaria carriera che quindi sicuramente non sono tanto contenti di perdere una serie senza colpo ferito. La serie è ancora aperta, c'è gara 5, è da loro, ma là abbiamo dimostrato di aver già vinto una volta, quindi di sapere magari stringere i denti in quei momenti. Certo, sarà una partita diversa, come in questa serie tutte le partite sono state diverse nella loro sostanza. È chiaro che oggettivamente andrò a rileggermi alcune parti del regolamento, che se ogni volta che partiamo in contropiede piazza il palleggio e distingo per terra, faccio fatica a pensare che non sia una scelta e che sia invece che tutte le volte cercavano di rubargli la palla, visto che in un campionato sicuramente la palla in palleggio a piazza l'avranno rubata in moltissimi, quindi è tale da giustificare il tentativo di provare a rubarla di nuovo. Credo che abbia persa una in un campionato in palleggio da solo in campo aperto, mi fa strano che ogni volta ci sia un fallo nel quale lui poi finisce per terra, però dico, andrò a rileggere che cosa il regolamento dice a questo proposito. C'è fisicità perché è una finale, ci sono le botte e poi c'è un'interpretazione del regolamento dei contatti. Quindi forse su questa cosa non ho capito bene come si deve fare e quindi è giusto che vada a studiare. Detto questo, la serie, come vi ho detto, non è finita, sarà uno scontro bellissimo all'ultimo, nel quale tutte e due le squadre hanno il 50% di possibilità di vincere, nel quale tutte e due le squadre sono all'ultima spiaggia. È chiaro che a noi non cambia la prospettiva della stagione o dell'analisi della stagione, ci rammarica perché aver vinto qua sarebbe stato A, la vittoria del campionato, ma B, in una cornice straordinaria, fantastica, che resterà nei ricordi
tutti noi e quindi abbiamo perso un'occasione da questo punto di vista. Però siamo ancora in corsa e quest'anno credo che abbiamo dimostrato di non mollare mai, quindi di provarci fino in fondo, per cui siamo assolutamente certi di volerci provare anche fra 3 giorni. Se ho capito bene andremo a mangiare un gelato anche noi.